La curva è costante, ma è una curva medio-alta. Abbiamo una media che va ogni giorno dai 70 agli 80 risposte positive ai tamponi. Quindi, di fronte a questo numero, voi capite che bisogna portare avanti quotidianamente una riorganizzazione di tutte le nostre strutture sanitarie. Riusciamo con un servizio telematico a sapere quali sono i posti letto per poter essere poi occupati dai pazienti Covid in tutta la nostra regione. Abbiamo letto del sindaco di Pescara che ha iniziato a fare delle ricognizioni nei palazzetti, stessa cosa a Teramo. Ecco, da questo punto di vista, si faranno anche degli ospedali da campo? Sì, stiamo procedendo per livelli. Nel momento in cui tutte le strutture sanitarie purtroppo saranno complete, andiamo verso strutture esterne e ogni provincia ne ha evidenziato alcune. Nella provincia di Pescara si è preso in evidenza l'interporto di Manoppello, ad esempio, come ulteriore struttura da quelle realtà sanitarie. Assessore, molti parlano di questa settimana come una settimana cruciale dal punto di vista dei contagi, anche per capire se la curva inizierà a scendere o no. La previsione è giusta, è una previsione di una settimana cruciale, quindi di giorni. Più che una discesa della curva, noi prevediamo una linea retta in questi giorni, ossia non un aumento esponenziale, ma neanche una diminuzione di questi numeri dei tamponi. Dal punto di vista delle terapie intensive, come siamo messi in Abruzzo? Senz'altro con i ventilatori che spero arriveranno in settimana andremo a risolvere ulteriori urgenze. Quello che è l'allarme che oggi è un elemento importante, invece, è la mancanza del personale. Purtroppo, bisogna sottolineare questo, che già i medici erano carenti nel nostro sistema sanitario, in questo momento di emergenza ancora di più c'è una carenza di medici ed è il grande problema che oggi si sta affrontando nella nostra regione. A proposito di medici, c'è anche il tema dei medici di base perché ci giunge notizia che qualcuno si è ammalato anche in condizioni abbastanza gravi. Ecco, da questo punto di vista la regione come si sta organizzando? La prima nostra circolare è stata proprio quella innanzitutto di venire incontro a questi medici attraverso la ricetta dematerializzata, come voi sapete, per evitare che il paziente ogni volta vada nelle loro strutture. Abbiamo costituito il triage per cui il tutto avviene in maniera telefonica e nel pre-triage negli ospedali ancora di più c'è una riorganizzazione. Senz'altro il medico di famiglia è quello che è coinvolto in prima persona, però se vengono eseguite in maniera esatta le procedure avremo sempre meno il contagio. Un contagio che, voglio ripetere, non va visto solo fuori, durante, diciamo all'esterno, nel momento in cui si esce fuori di casa, ma io voglio sottolineare in questo momento l'importanza che deve avere, l'accortezza che deve avere il cittadino una volta rientrato nelle proprie mura di evitare di essere attento e portare avanti tutte quelle procedure di prevenzione perché il virus può rimanere attaccato negli oggetti e sugli oggetti che rientrano in casa. Quindi in questo momento il messaggio che io invio è proprio di evitare il contagio interfamiliare, anche per quelle, diciamo, strutture, per quelle famiglie dove risiede, dove è domiciliato un paziente positivo. Un altro allarme che abbiamo dovuto affrontare oggi sono dei casi positivi nelle strutture per residenze per anziani. Questo è un grande problema anche perché c'erano anche qui delle procedure esatte, avevamo una circolare ben precisa che andava a definire come gli ingressi. Come dovevano avvenire gli ingressi dei pazienti, ossia evitare che i parenti e gli amici
potessero andare a casa, scusate, a visitare i propri anziani presso queste strutture, perché avrebbero portato il contagio dall'esterno dentro queste strutture. E in effetti oggi abbiamo dovuto rilevare alcuni casi di positivi di anziani che sono residenti presso le strutture per anziani. Ultima domanda con risposta brevissima è questa. Avete intenzione di allargare le zone rosse che già ci sono nella nostra regione? Io mi sono sentita poc'anzi col Presidente e abbiamo discusso proprio di questo argomento. Ormai la nostra regione è zona rossa a tutti gli effetti. Adesso attraverso le prefetture e comuni andremo ancora di più a definire questi confini, evitando questa mobilità, tra diciamo, una zona particolarmente rossa col resto del territorio. C'è una particolare zona sotto attenzione da questo punto di vista? Ma sa, le conosciamo già, è senz'altro la zona della Valfino e la zona di Penne della provincia di Pescara. Anche altre richieste di alcuni altri sindaci, però prevalentemente i numeri maggiori sono circoscritti in quelle aree.